Benvenuti in questa bellissima giornata di fine estate. È una giornata che si intona al sentimento festoso che tutti quanti abbiamo perché celebriamo un momento della nostra comunità scientifica, della nostra comunità cittadina, che però si rivolge anche a orizzonti più ampi. E questo momento è l'inaugurazione di un museo. È sempre un buon segno quando si riescono a inaugurare opere che hanno a che fare con la cultura, che stimolano alla riflessione, al pensiero, allo scambio di idee su ciò che è l'uomo, la società e il loro cammino verso il futuro. Questo è il senso di Cosmos. Cosmos vuol dire, come tutti sappiamo, universo, vuol dire anche ordine, anzi il suo significato originario. E quello che raccontiamo in questo museo è la storia dell'ordine che l'uomo ha dato al mondo, all'universo, attraverso il suo sguardo. Noi sappiamo pochissimo di quello che costituisce la realtà attorno a noi. Pensiamo che la scienza sia arrivata al suo apice, al suo apogeo, ma in realtà sono sicuro che ancora c'è tantissimo attorno a noi che dobbiamo scoprire. Ciò che abbiamo scelto di vedere fin qui è ciò che la scienza ci ha fatto intravedere, e così abbiamo dato un senso al mondo attorno a noi. Abbiamo scelto di privilegiare alcuni nessi, di privilegiare alcuni oggetti. Ebbene, in questo modo noi abbiamo dato un senso e un ordine all'universo. E quindi l'universo è un po' figlio nostro, oltre che noi essere figli suoi. Questo percorso di denominazione, di classificazione, di studio, di analisi e quindi poi di assoggettamento che mette al centro l'uomo è solo all'inizio. E solo all'inizio però ci pone grandi problemi, però ci pone grandi domande. E questo museo è un luogo che vuole aiutare tutti noi a porci quelle domande, a capire che senso ha quel percorso e che senso potrà avere. E lo dobbiamo capire, lo vogliamo capire assieme a questi signori qui, questi che sono in prima fila e che voi non vedete, sono persone in stazza un po' ridotta per il momento, ma cresceranno e si porranno insieme con noi questi problemi e vorranno insieme con noi trovare delle soluzioni. Questo è il senso di questa impresa. Non poteva non essere l'Università di Pavia a offrire questo momento di riflessione e di approfondimento. L'Università di Pavia è un luogo nel quale la scienza come attività di ordinamento del mondo è passata e ha lasciato nei suoi luoghi un straordinario patrimonio di reperti, di testimonianze di questo percorso. Pian piano tutto ciò dovrà essere portato alla nostra attenzione per quella riflessione di cui dicevo. Questo palazzo, questo meraviglioso palazzo Botta, può ospitare questo straordinario patrimonio dell'Università di Pavia e diventare un palazzo delle meraviglie. Ci vuole il vostro impegno. Siamo oggi all'inizio di un cammino. È un piccolo segmento che sta nelle vostre mani di poter continuare in futuro. Questa città ha una ricchezza straordinaria in termini di bellezza, di condensato, di sapere, di storia. Deve, può e deve irradiarla, e è consegnata a voi la realizzazione di questo progetto.
questo mondo di Spallanzani, che parte dell'universo, parte del cosmo, dovrà essere seguito dal mondo di Golgi, dal mondo di Volta e da altri mondi che attraverso personaggi, personalità così importanti come quelle che ho nominate, ci aiutino a raccontare il percorso dell'uomo che si è messo al centro dell'universo. Io avrei molti ringraziamenti da fare. Uno, sarò breve su questo, però uno lo faccio al mio prorettore alla terza missione, che adesso ne ha realizzata anche una quarta, cioè quella di diventare rettore dell'Università di Pavia. Gli faccio tanti auguri, il professor Francesco Svelto. Accanto a lui ci sono altri colleghi dell'università, il professor Mazzarello, che è il capo del sistema, si dice presidente, ma a me piace anche capo, ma è il capo del sistema museale di Ateneo, il professor Morandotti, che è colui che come delegato del rettore ha provveduto alla cura, allo sviluppo, alla valorizzazione dello straordinario patrimonio edilizio dell'Ateneo. Grazie Marco per il lavoro che hai fatto. Accanto a me io ho il sindaco della nostra città. Voglio simbolicamente consegnare a lui la missione di cui dicevo prima. La città può e deve mettere al suo centro l'università, perché l'università può dare molto alla città, può e deve darlo. Ecco, accanto a me anche l'esponente della provincia, che saluto solo in questo momento, grazie di essere qui. È una cospirazione di istituzioni che può e deve tenere a battesimo questa iniziativa. Io ripeto, molti ringraziamenti da fare. Uno lo voglio fare cordialmente, non lo vedo dov'è, al senatore Centinaio, che in tutta una fase iniziale è stato importante nell'aiutarci a convogliare delle risorse pubbliche che sono indispensabili per realizzare queste cose. Eccolo qui vicino a noi. C'è un piccolo regalo che io voglio annunciarvi, e cioè questo: oggi eccezionalmente distribuiremo delle guide gratuite, che non sono gratuite, ma che vi offriamo volentieri. Tutto ciò che si produce ha un costo, evidentemente, però siamo contenti se voi ne approfittate per orientarvi in questa prima visita. Ci sono poi degli straordinari gadget che però verrete in altre occasioni con i vostri amici e parenti ad acquistare. Grazie dunque a tutti voi per essere presenti qui. Benvenuti a Cosmos, do la parola al nostro sindaco. Io posso solamente dire una cosa molto semplicemente: devo solo ringraziare tanto, tanto, tanto il magnifico rettore per quanto ha fatto, per la realizzazione, e tutti i suoi collaboratori. Stanno donando alla città un fiore all'occhiello, qualcosa di decisamente importante, il segno della bellezza. Quando si parla di bellezza, la nostra è una città importante, è una città dove la bellezza deve diventare praticamente il cardine, il punto principale. Questo museo, questa realizzazione è qualcosa sicuramente di fantastico, un qualcosa naturalmente che viene donato e un qualcosa di cui noi dobbiamo naturalmente renderci conto dell'importanza. Un qualcosa da tramandare, come diceva giustamente il magnifico rettore, a questi bambini, a questi ragazzi, un qualcosa da far conoscere. La presenza stessa di così tante persone in questo momento la dicono naturalmente lunga per quanto riguarda l'interesse nei confronti di quanto è stato realizzato. Quindi io non aggiungo altro, devo dire solamente che posso solo esclusivamente ringraziare l'università
e con l'università stiamo naturalmente collaborando in modo pieno per far sì che i nostri musei vengano conosciuti nell'ambito nazionale e internazionale, compreso naturalmente questo, e che si crei un discorso di collaborazione piena dove si faccia un marketing della città di Pavia tutti insieme. Su questo stiamo lavorando, penso che sia un passaggio determinante per far conoscere la nostra città, che è una bellissima città, che ha tante meraviglie che devono, io devo dire ogni tanto, non per tirare le orecchie, qualcuno che anche i pavesi ogni tanto devono scoprire, perché diamo spesso volentieri per scontato, tanto è qui, ce l'abbiamo qui, non c'è niente di importante, abbiamo delle cose fantastiche che dobbiamo conoscere per prima noi e poi trasmettere e far conoscere tutto il resto di questo paese e del mondo intero. Siamo state capitale di un regno per 2 secoli, riprendiamoci quello che è il nostro potenziale e facciamo conoscere a tutti quanto c'è di buono in questa città. Grazie magnifico rettore, grazie magnifico rettore, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io avrò modo dalla settimana prossima per 6 anni di dire tante cose, di fare tanti progetti con voi, quindi oggi io mi limito a sottolineare la soddisfazione con cui partecipo e vivo questa inaugurazione, visto che è stato inteso sin dal primo giorno come un progetto per rendere disponibile al turismo culturale un luogo come Palazzo Botta, che di per sé è un museo, a prescindere poi da quanto noi abbiamo deciso di portare all'attenzione. Poi è un modo anche davvero per condividere 650 anni di storia di questo Ateneo. Come diceva il Rettore, il tema è quello del viaggio, questo è il primo passo. L'auspicio e l'impegno è quello di proseguire. Ecco, io a me piacerebbe, concludendo davvero per un saluto sintetico e breve, che tutta la cittadinanza, chi è qui oggi, davvero apprezzi anche lo sforzo, l'intensità e l'intenzione che l'università sta dando per condividere con la società ciò che ha. Perché ricordate che noi questo sforzo l'abbiamo fatto con l'aiuto di alcuni enti, istituzioni regionali, ma anche mettendo mano al patrimonio economico che potevamo destinare, anzi in altre circostanze dobbiamo destinare ad altre missioni. Quindi è davvero questo, credo, un gioiello, un esempio, non penso ce ne siano molti in Italia, quindi io di questo mi sento di ringraziare prima di tutto il Rettore, che di questo progetto ha fatto uno dei progetti, diciamo, il caposaldo dell'avventura, e io ho avuto la fortuna di poter partecipare attivamente a questa avventura. Grazie a tutti e mi auguro una visita davvero per tutti voi interessante, perché in sé poi questo museo è davvero un gioiello. Grazie. Ecco. Buongiorno a tutti, un saluto da parte mia anche da parte del presidente della provincia Poma. Veramente è un onore, un'immensa emozione questa mattina vedere questo folto pubblico, ma non è scontato, è una cosa scontata per Pavia, che è veramente, si riconferma una città dal punto di vista culturale e storico straordinaria, veramente. Parto proprio da quello che è il significato del museo, che sembra un po' un discorso un po' passato. In realtà il museo, che nasce come memoria storica, vuole invece non essere un contenitore chiuso, ma sempre più aprirsi a quella che è la condivisione con la cultura e la conoscenza di tutti. Quindi è giusto che il museo sia a disposizione della popolazione intera, che sia a disposizione del nostro territorio, ma che si riesca a diffondere sempre più anche a livello nazionale, a livello europeo e mondiale. Per quanto riguarda l'impegno da parte della provincia, c'è sempre, in qualità di vicepresidente anche di responsabile di quello che è l'ambito della funzione relativa allo sviluppo del territorio, che quindi anche dell'ambito culturale, sociale e turistico, c'è il totale impegno continuo in quella che è la partecipazione, quindi la condivisione con l'università e tutti gli enti del territorio, a creare rete anche attraverso quello che è il nostro portale da poco inaugurato, che è Visit Pavia,
ci sarà continuamente un'attenzione da parte nostra affinché ci sia sempre più coinvolgimento e conoscenza, soprattutto a livello giovanile. Quindi i giovani devono capire che questa deve diventare una tappa naturale per il turista e per chi ha voglia ovviamente di sapere. Ringrazio i professori, il magnifico rettore, e mi auspico a una continua collaborazione anche con il Comune di Pavia e ovviamente con tutti voi. Buon viaggio a tutti. Dunque, prima di dare la parola agli ultimi due oratori, che sono il professor Morandotti e il professor Mazzarello, voglio ricordare la presenza qui di tante persone, di tanti esponenti di istituzioni importanti. Naturalmente abbiamo con noi la signora prefetto, che ringrazio, il senatore Cattaneo, l'onorevole Cattaneo, c'è il presidente di Fondazione Comunitaria che ci ha dato una mano, il presidente Vitali. Ci sono tante persone amiche, e mi scuso per quelle che non menziono, tante persone amiche che hanno accompagnato questo progetto, ma questo progetto ha un realizzatore importante nel professor Morandotti, al quale do la parola. Prego. Grazie Fabio, grazie a tutti voi. Io voglio occupare solo un paio di minuti del vostro tempo, perché siamo tutti qui per fare altro, cioè per iniziare questo viaggio. Questo per me è anche un viaggio nella storia del palazzo. Noi siamo di fronte a un edificio del 1700, uno degli edifici che per decenni è stata la più importante residenza pavese, dove dormiva Napoleone quando era in visita qui. Ciò che costituiva l'immagine più qualificata della città verso l'esterno. E da docente di recupero e conservazione degli edifici mi è ben chiaro come ogni edificio storico sia in realtà un testo in cui si aggiungono e a volte si strappano pagine nella continuità di un racconto. E a me piace pensare di essere qui oggi a scrivere una pagina di questo racconto, una tappa di questo viaggio che parte nel 1700, vede una trasformazione importante a inizi dell'Ottocento, un'altra più ancora invasiva alla fine dell'Otto, quando questo palazzo diventa dell'università, oggi questo e domani un'altra pagina ancora. Ecco, io penso che nell'etimologia di progetto, che è una parola che abbiamo già usato molte volte stamattina, ci sia il gettare in avanti, e il gettare in avanti implica avere i piedi saldamente ancorati nel proprio passato, e questo museo ne è la testimonianza, e uno sguardo chiaramente rivolto verso il futuro. E questo museo racconta un viaggio che parte dal passato e guarda al futuro. Siccome sono anche un ingegnere che non dà numeri, non è credibile, stiamo parlando di quasi 4 milioni di euro di investimento su un edificio, su un lotto di lavori che occupa 2.300 metri quadrati, di un palazzo che per intero ne vale 10.000 di metri quadrati. Questo dà, secondo me, la dimensione dell'impegno che oggi l'università compie e anche la prospettiva dell'impegno che nei prossimi anni dovrà essere compiuto per portare a compimento l'obiettivo che insieme con Francesco abbiamo condiviso, e cioè di restituire progressivamente per gradi alla città l'intero palazzo nella sua completa estensione. Io spero che questa giornata di sole sia solo di buon auspicio per questo viaggio. Grazie a tutti voi. E il professor Mazzarello, che sei anni fa ho dovuto convincere, con mezzi leciti e illeciti a fare il presidente del sistema museale l'Ateneo, e lui ha accettato di farlo, secondo me, solo perché aveva in mente questo e sapeva che insieme l'avremmo realizzato. Grazie. Io volevo fare un breve riferimento all'idea di questo museo, anche alla sua storia. Nel 1771 Lazzaro Spallanzani diede avvio ad una istituzione, il Museo di Storia Naturale, destinata a incidere profondamente nell'età dei lumi e lungo tutto l'Ottocento. A metà del Novecento, quando venne un po' assecondata l'idea che i musei appartenessero oramai al passato,
l'università decise di frantumare il museo Spallanzani, di dividerlo in tanti comparti. Una parte andò a finire nei depositi di Palazzo Botta, una parte nel soffitto del Castello Visconteo, un'altra parte in un deposito preso in affitto dall'università. Oggi rinasce il museo Spallanzani, ma sotto una nuova veste. Quando appunto ci siamo posti il problema di come costruire con un linguaggio nuovo un museo moderno, siamo partiti dall'idea che in fondo non avesse senso rifare l'ennesimo museo naturalistico in cui c'è la stanza dei mammiferi, la stanza dei rettili, che poi uno dopo che ha visto il quinto mammifero insomma si rompe un po'. E quindi diciamo, è venuta fuori l'idea di considerare gli esemplari naturalistici preparati come delle parole di un lessico e combinandoli assieme cercare di comunicare attraverso questo lessico dei concetti. E parallelamente è stata introdotta l'idea di utilizzare come cifra narrativa fondamentale del museo l'idea del viaggio come impresa scientifica, e in questo eravamo favoriti dalla presenza iconica di Spallanzani. Spallanzani fu esploratore, viaggiatore, andò a Costantinopoli, in Ungheria, Bulgaria, Sud Italia, fece studi di vulcanologia, di geologia, oltre che di biologia, e quindi siamo partiti da Spallanzani. Immediatamente dopo abbiamo connesso Spallanzani con altri grandi viaggiatori come Linneo e soprattutto i collaboratori di Linneo che gli mandarono preparati da tutto il mondo per ordinare la natura. La natura è complessa, ma Linneo cercò di trovare uno schema razionale al di là di questa complessità. Immediatamente dopo, naturalmente Cuvier, famoso naturalista francese che venne proprio nel museo Spallanzani a studiare alcune ossa, il quale per la prima volta paragonando il passato al presente si rese conto che nella storia naturale del mondo vi erano state delle grandi estinzioni. Quindi viene introdotta l'idea della estinzione e di lì viene sviluppata nel museo, vedrete, proprio l'idea delle cinque grandi estinzioni, la descrizione delle cinque grandi estinzioni del passato della Terra, in cui la vita è scomparsa dal 70-80% e poi, per poi riprendere sotto nuove direzioni. Non e siamo facciamo, noi. Non facciamo estinguere anche loro. No, vabbè, mi sbrigo. Ho detto, no, almeno, no. Almeno capiscono cosa vedono, nel senso che è un po' strano vedere un museo nuovo. Ma ho quasi finito. Vi siete rotti, spento? Ma vi prendo poco tempo, ecco, comunque, giusto per spiegare un po' il concetto del museo. Naturalmente poi altri grandi viaggiatori, Alexander von Humboldt, che ha l'idea della profonda interconnessione degli esseri viventi, dunque l'idea dell'ecologia. Quindi vedete come dal passato, dai personaggi iconici del passato, si arriva al presente e anche alla scienza del futuro. E poi naturalmente Darwin, grande viaggiatore, con la sua teoria dell'evoluzione. Ormai è chiaro che la scienza, una giusta conoscenza scientifica è fondamentale nella cultura ed sta al cuore delle società umane, sia per motivi pratici, sia soprattutto per motivi culturali, per l'influenza che la biologia ha sulla letteratura, la filosofia e la religione stessa. Jean Monnet diceva che forse il compito fondamentale dell'uomo è conoscere il rapporto dell'uomo con l'universo. Noi l'abbiamo fatto attraverso questi oggetti, attraverso questa esposizione che dagli oggetti vuole arrivare appunto ai concetti nella consapevolezza che la vera divulgazione scientifica è un compito fondamentale di chi si occupa di scienza, compito soprattutto anche morale fondamentale di chi si occupa di scienza. Ora per finire volevo, leggo per non dimenticare qualcuno, le persone che devo ringraziare che in questi anni hanno lavorato con noi per realizzare questo museo. E molti sono coloro che appunto hanno lavorato, sono tutti iscritti, le persone che hanno dato un contributo sono scritte nel colophon che vedrete all'ingresso del museo, però volevo comunque almeno ringraziare prima di tutto Francesca Cattaneo e l'ingegner Silvia Lombardi. Francesca Cattaneo per il coordinamento generale. La Lombardi dov'è? La Lombardi? Va. E Silvia Lombardi che per il coordinamento di cantiere, che con i loro collaboratori
Valentina Cani e Andrea Peveri hanno veramente permesso di trasformare le idee in aspetti pratici. E poi naturalmente il direttore dei lavori Gian Michele Calvi, direttore dei lavori e progettista. Poi un ringraziamento speciale per il grande lavoro fatto nel progetto, nella direzione dei lavori di allestimento dal gruppo MOM, che sono stati veramente straordinari. Tra l'altro sono loro che hanno pensato al logo del museo, l'hanno proposto ed è stato poi appunto accettato con un logo bellissimo. E volevo ricordare Marco Poli, Andrea Zaccarelli e Giulio Zaccarelli. Poi un ringraziamento ovviamente essenziale, fondamentale, speciale al gruppo del museo che ha messo le mani nei preparati, scegliendo i vari oggetti, i vari preparati per esprimere appunto, per illustrare i concetti. Giorgio Mellerio naturalmente il direttore del museo. Grazie Mellerio. Che in ordine alfabetico Paolo Guaschi, Stefano Marenti, Edoardo Razzetti e poi Jessica Maffei, che si è particolarmente occupata di aspetti legati alla comunicazione e all'organizzazione. C'è una persona che è qui presente, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, Fausto Barbagli, che ci ha aiutato tantissimo con le sue idee e suggerimenti vari. Che ha questo aspetto hippie, ma appunto è creativo proprio perché lo vedete anche appunto. Poi, non sono nel colofon, però volevo ringraziare Guido Bostico, grazie a Protocollo Guido Bostico che ci hanno aiutato per la comunicazione. Ci sono, come potete capire, molti altri che ci hanno aiutati, ma queste direi che sono le persone che ci tenevo particolarmente a ringraziare. Grazie. Benvenuti a Cosmos.